Dottor Zampaglione, una conferenza stampa questa mattina per l'arresto di 3 persone. Vogliamo dire che cosa si tratta? Si tratta di arresti che derivano da un'attività di indagine iniziata la notte del 15 febbraio scorso, a seguito della segnalazione di una rapina avvenuta in un negozio del centro cittadino. Dopo le verifiche fatte dall'ufficio volanti siamo stati appunto subito sul posto con l'ufficio della squadra mobile e abbiamo cercato di capire cosa era successo. Abbiamo trovato una persona che era tra l'altro ferita a terra, è stata immediatamente soccorsa, sentita insieme al titolare dell'esercito commerciale. Abbiamo capito che poco prima, nel mentre era stata consegnata una somma di denaro come compenso, non compenso, come diciamo un pagamento di canoni e locazioni a un signore di una certa età, i due erano stati sorpresi da alcuni individui che armati li avevano rapinati. E tra l'altro la persona che era andata a ritirare questa somma di denaro aveva subito anche una violenta aggressione da entrambi i rapinatori. È partita un'immediata attività di indagine insieme e soprattutto di concerto con l'autorità giudiziaria, anche perché le versioni date dalla vittima del pestaggio e dall'altro soggetto non ci convincevano. Quindi le attività tecniche avviate immediatamente, quindi intercettazioni telefoniche, ambientali ed altro, ci hanno poi consentito di arrivare a capire il vero scenario, il vero motivo di questo gesto, che era stato tutto preordinato dal titolare del negozio. 3 arresti, tra cui un pluripregiudicato. Sì, gli arrestati sono il titolare del negozio stesso, che poi ha simulato questo reato di rapina proprio perché in difficoltà economica ha coinvolto nella vicenda il suo commesso, e un altro individuo, amico del dipendente, che si è prestato a porre in essere questo grave episodio e che è un soggetto conosciuto agli uffici con diversi precedenti. Tutto questo c'è da aggiungere il pestaggio che c'è stato della persona che è ancora ricoverata in ospedale. La vittima ha subito una violenta aggressione da tutti e due i rapinatori che gli hanno provocato diversi traumi, tant'è che è stato ricoverato alcune settimane con prognosi di fratture ed altro. E nonostante poi sia stato dimesso in un momento della degenza, è dovuto ritornare in ospedale perché ci sono state delle complicazioni, quindi è una situazione abbastanza seria. Sono stati arrestati? In base a una informativa fatta dall'ufficio è stata richiesta dal PM titolare di indagini una misura cautelare che è stata concessa dal GIP e sono state notificate queste misure questa mattina presto all'alba.